Una conferenza stampa di domenica all'ora di pranzo per invitare la piazza all'unione, perché compattarsi è l'unica medicina per guarire dai mali che attanagliano il Foggia. È il canonico pensiero. Il presidente rossonero, dopo la terza sconfitta di fila dei rossoneri, ha voluto esprimere i suoi concetti: unione e difesa della squadra, che allo stesso tempo viene però posta di fronte alle sue responsabilità. Gli alibi sono finiti, ha detto Canonico, che però non ha escluso nemmeno punizioni severe nell'eventualità le cose dovessero continuare ad andare in questa sciagurata maniera. Nei progetti serve sempre il tempo, poi ci può stare, la squadra non gioca, non si mette a calcio, non fa. Né reputavo né reputo che il problema siano gli allenatori per quanto mi riguarda, perché c'è in questo momento un atteggiamento che a me non mi sta piacendo in campo, che è la cosa più grave. Oggi per l'ennesima volta ho parlato con tutte le squadre e i prossimi provvedimenti che Foggia farà saranno quelli di mettere fuori rosa qualcuno se si continua a fare prestazioni di questa portata. Abbiamo tolto tutti gli alibi, abbiamo smascherato tutto. Oggi la responsabilità è dei ragazzi. Il presidente li ha difesi, il presidente gli ha detto con chiarezza che è legittimo che le curve contestano, che non si presentano allo stadio, che ci fanno striscioni di contestazione. Ma quella si chiama contestazione. Ho anche spiegato a un gruppo di ragazzi in questo momento fragili e deboli mentalmente, che se qualche tesserato viene toccato da chi che sia, ci saranno le mie missioni irrevocabili, e questo è sempre uno sport, e per fare deve essere considerato. Canonico, che nel frattempo ha risolto attraverso una convenzione la questione Zaccheria con i commissari del comune, è poi tornato sulle vicende societarie, rispondendo così a chi ipotizza scenari burrascosi per il club. Se la Pintus vincerà di corso, io gli dovrò dare i soldi che il nostro compromesso prevede. Se la Pintus non vincerà di corso, prenderà somme inferiori. Però di questa vicenda, che ho sempre detto, le brighe societarie c'è due all'interno, è che al tifoso delle brighe societarie in questo momento non interessa nulla. Sto presiedendo il Foggia da un anno e mezzo. Non ricordo un'ansia per un pagamento. I giocatori vengono pagati mensilmente dal Foggia Calcio. Non ci sono problemi, rifacendomi a lui, sai, sulle responsabilità o sugli errori di organizzazione. È evidente che ci sono delle dimissioni, è evidente che ho fatto delle risoluzioni, è evidente che degli errori che avrò fatto nell'aver dato fiducia. Questo è su questo tu devi pagarlo in prima persona, ma di questa situazione societaria, io ho detto con serenità, fin quando il Presidente non presiede il Foggia, da 30 anni a questa parte non ha mai fatto fallire una società, quindi non capisco chi è quel folle che può dire questo, non lo capisco. Da oggi intanto testa al crotone sulla strada della squadra di Gallo c'è la sfida contro una delle due regine del campionato che col Catanzaro guarda tutti dall'alto. La gara, inizialmente in programma sabato alle 17:30, sarà quasi certamente anticipata alle 14:30.